ringraziando tutti per essere venuti, in particolare il Casa Castra, Daniele Carmetano, Anna Maria Scarpa e Roberto Lazzara, che tra poco prenderà la parola. Il professor Gerunto, Roberto Gerunto, ci raggiungerà a momento. E ringrazio il gruppo di lavoro del PUC, il nostro PUC, del Cinere Iudice, diciamo Cobucci, e l'architetto Nicoletti, che pure lui ci sta raggiungendo, Luca Castelluccio, Davide Caiafa, Davide Panullo e l'assessore Passati. Riguardo a questa iniziativa di resilienza, ho appuntato qui le motivazioni e le finalità di questi giovani che si sono riuniti in cooperativa lì a Morigerati, che sono tra Morigerati e Caselli Piccoli, che mi hanno mandato un appunto. Io avevo già avuto modo di conoscere dalle parole del sindaco questa esperienza di una decina di giovani locali che hanno deciso di investire nella nostra terra, dico, il Cilento, un territorio rurale del sud Italia, ai margini dello sviluppo economico, perché crediamo in una crescita endogena del mezzogiorno dei paesi, capace di una rivoluzione culturale e delle culture, quelle che un tempo erano caratteristiche negative di questa terra, le piccole comunità, la mancanza di industrie, le periferie rurali, la sopravvivenza di pratiche e valori del mondo contadino. Oggi sono la forza per sperimentare la nostra ricerca di crisi. Un futuro sostenibile che sia motivo di realizzazione dei nostri percorsi professionali ed esistenziali. Lavoriamo nel segno della resilienza. Resilienza per restare, reagire e realizzare. E io auspicherei che una loro apertura con le loro iniziative a tutto il territorio per sviluppare nuove visioni e prospettive più ampie, perché qui ci sono le condizioni come nei paesi intorno dove già operano per poter lanciare iniziative che appunto descriveremo in questo incontro apposito. Quali possono essere la valorizzazione dei prodotti, ma non con pratiche complete, pratiche diciamo concrete di iniziative nel campo soprattutto agricolo che portino a qualificare degli interventi con il sostegno di tutti. Di Agenda 21 vi parlerà Carmine. Io voglio solo sottolineare che quella di oggi è la prima tappa di un lungo processo nel quale tutti assieme, istituzioni e attori locali, rafforzandoci e legittimandoci a vicenda, possiamo giungere a definire il piano d'azione per lo sviluppo sostenibile di questa nostra area. Vi invito a manifestare le vostre esigenze, a individuare i problemi che secondo voi più vincolano lo sviluppo del nostro territorio e a proporre le vostre visioni, a indicare quelle che vedete voi come opportunità. È difficile, lo so, oggi parlare di sviluppo, immaginare uno sviluppo, ma dobbiamo sforzarci di farlo, perché solo così potremo riuscire a emergere dalla crisi che incombe, perché sapere guardare al futuro serve anche a superare i problemi di oggi. L'obiettivo finale di questo processo, ossia il piano di azione territoriale, inteso come strumento di pianificazione territoriale, dal quale partire per definire gli strumenti e le strategie più adeguate ai reali bisogni di questa nostra terra, non avrebbe mai potuto prescindere dalla rappresentazione reale di tutti gli interessi locali, dalla partecipazione e dal contributo di tutte le categorie sociali. E siamo qui oggi per dare un avvio a questo processo, unitariamente inteso anche come il processo partecipativo per la formazione del piano urbanistico comunale, che noi abbiamo sempre inquadrato in una visione territoriale vasta,
estesa anche ai comuni di Morigerati, come dicevo, e Rocca Gloriosa, dando luogo alla prima esperienza di copianificazione nell'area del Parco Nazionale del Cilento, del Valle degli Anni, del Mugni, come si chiama adesso. Ma su tutto questo non dirubo altro tempo e lascio la parola nell'ordine al dottore Parmetano, poi al professore, al dottor Roberto Lanzara, a Luca Castelluccio e ci raggiungerà poi il professore Gerundo, alla fine concluderà il lavoro. Grazie di nuovo a tutti e buona giornata.